Ehi, ehi. Giro con pregiudicati, fratelli venerioni, se facciamo sopra i balconi, se chiamiamo senza cognomi. Il rap me lo sento quando sono bambino, grazie a mio fratello che è un vero amante della musica. Io sono andato appresso e ho iniziato a amare anch'io la musica rap e ho iniziato a scrivere non subito, diciamo 3 anni fa. Ehi, io non parlo mai con un infame, più convinto che dice davvero che il potere viene dalla testa. La mia musica la definirei romanità, con una parola semplice, romanità. E comunque io, sì, crescendo con mia nonna ho ascoltato molto, molti stornelli, molta musica romana e quindi penso che ormai mi è entrata nelle vene. La Re Senza Corona è un disco di 11 canzoni e c'è una lunga storia questo disco. In pratica l'ho riscritto 3 volte, si può dire. Sono arrivato a fare cose che non avrei mai immaginato di fare e io non vedo l'ora che esce. Ci sono molte canzoni differenti, molti argomenti differenti che non ho mai tirato fuori e un botto di roba nuova, si può dire un disco proprio fresco. Gianni B, perché comunque è una canzone che parla proprio del mio, della mia entrata, diciamo, no? Parla molto di me, ho parlato della mia vita, ho parlato delle cose che mi circondano, delle cose che faccio e niente. In pratica Gianni B so io, cioè quella canzone proprio riguarda proprio me. Mentre Pregiudicati con mio fratello Izzy, che ci conosciamo da un pochetto, e un giorno ci siamo visti a Roma, abbiamo detto perché non facciamo un pezzo insieme, ho fatto sentire delle cose, abbiamo sballato, è uscito fuori il singolo Pregiudicati. Re Senza Corona comunque è un disco fatto principalmente per me, ma anche per la gente che mi ascolta e che io sono uno di loro.